questa, Checco, è Luca, questa è la maglia che noi siamo orgogliosi e onorati di consegnare, è solo questo, perché come nostro tifoso hai fatto un inno meraviglioso che noi faremo sentire prima di ogni partita, perché ci teniamo e ci teniamo che tu sia ospite insieme con Gennaro, con la tua famiglia, tutti quanti. E anche a Gaia, possa portarla più presto anche Gaia. Speriamo di portare fortuna, c'è un entusiasmo ritrovato nella città, quando finiranno i soldi a te ci sarò. So che ci aiuterai. qualche cosa la tiro fuori, dai. Comunque. Io volevo solo ringraziare Luca per essere venuto oggi, ad aver accettato questo nostro invito, perché non come attore, come famosissimo personaggio, ma come tifoso, come in rappresentanza di tutti i tifosi, quindi veramente un grazie a lui per quello che, anche per l'inno che ha fatto, che noi faremo ascoltare prima di ogni partita insieme con l'altro inno, perché tutte e due è giusto che la tifoseria è legata al vecchio inno e al suo nuovo, che a me fa molto molto effetto e a cui sono molto legato. Quindi speriamo grazie. Di portare fortuna, grazie Gianluca, in bocca al lupo, mi raccomando. La maglia numero 10 ti sta bene o no? Sì, io purtroppo sono ingrassato, ma sono. Te la vogliamo vedere indossata? C'ho un ottimo sinistro, c'ho un ottimo sinistro. Quindi 10 per i piedi buoni, va bene. Sì, va bene, sono un numero 10, poi faccio queste cazzate al cinema, ma questa era la mia vita. Gianluca Paparesta potrebbe fare l'attore, no? Spero che non finisca così. La notizia è dunque, cioè, è bello, è bello, è un bel uomo. Checco, la notizia è questa, Checco non tifa il Capus. No, tipo il Bari, anche il. Mi sono trasferito a Bari, ma il mio cuore è il Capus. Punti sul Capus, diciamo la seconda. 10 fantasista al cinema, il Maradona del cinema sei stato, il cinema italiano. Allora, mi metto in imbarazzo. Grazie, grazie. Ciao, dai, Rai, Bari, Rai, Rai, signori. Rai 3. Ah, ciao, no, saluto la Rai.